Sono circa 2.600 i brasiliani, tra cui figurano anche le persone con doppia cittadinanza, residenti in Abruzzo. 800 solo a Pescara, una nutrita comunità composta in particolare da seconde e terze generazioni di famiglie emigrate nel secondo dopoguerra. Per supportarle nell'espletare pratiche importanti è nato nel capoluogo adriatico il Consolato del Brasile, un presidio istituzionale che di consueto viene previsto nel capoluogo di regione e che invece per la Abruzzo approda a Pescara con grande soddisfazione del sindaco Carlo Masci, dell'assessora Patrizia Martelli e del console Vanderlei Ciccarelli, 33 anni, nonni originari di Popoli, ha deciso di tornare qui e ora sarà lui il riferimento della comunità. I brasiliani e gli italo-brasiliani che vivono qui in Abruzzo per fare qualsiasi cosa, passaporto, una nascita, un matrimonio, dovevano andare a Roma. Invece adesso potranno fare tutto qui nella sede consolare onoraria in Pescara. È un rientro di questi italo-discendenti e trovare tutta questa accoglienza che c'è a Pescara, ma anche in Abruzzo, è di estrema importanza, quindi siamo molto contenti e felici di realizzare. Per me è un sogno.